Gli ho detto, ministro, al sud ci avete tagliato in un colpo 50 treni, ma è la razionalizzazione che abbiamo fatto in tutta Italia. Ho detto no, al sud 50, al nord 3. E lui mi ha detto, che problema c'è? Diciamo che la questione meridionale non è nelle corde dei bocconiani. Diciamo la verità, no! Sapete perché sto parlando di questo? Perché Carlo mi ha fatto una sollecitazione pertinente a parlare anche delle cose sgradevoli, con spirito di verità, quello di cui parlavo prima. C'è un'opinione pubblica larga che talvolta non riesce a percepire la differenza in termini di etica pubblica tra centrodestra e centrosinistra. E non sempre le nostre prove sono all'altezza dell'attesa. E il fatto che i nostri avversari siano, diciamo così, più estesamente, diciamo, implicati in vicende di malaffare, non ci salva l'anima, noi non ce la possiamo cavare con il motto evangelico del vedi la trave nell'occhio dell'altro piuttosto che la pagliuzza nel nostro occhio, perché la trave nell'occhio della destra fa parte quasi, diciamo così, della materia ottica, oculistica, non so come dire, la pagliuzza nell'occhio nostro ci rende ciechi. E quindi la domanda vera, la domanda che noi ci dobbiamo porre è perché anche il centro-sinistra è permeabile ai fenomeni di trasformismo? Perché la questione morale qualche volta bussa anche a casa nostra? E fa un bel modo anche di dire, ragionando di queste cose, perché, compagni e compagni, se non facemmo la differenza dal punto di vista della linearità dei comportamenti, almeno io chiedo a tutti noi di fare la differenza nel modo di affrontare il male quando il male entra dentro casa nostra, cioè non mettere la testa sotto la sabbia ma guardarci allo specchio e dirci tutta la verità. E perché è accaduto questo? Diciamo meglio, perché la politica globalmente si è così tanto degradata, tanto da far immaginare l'esistenza di un luogo non politico chiamato tecnica, che è uno dei grandi imbrogli di questa stagione politica, perché non esistono scelte tecniche per chi governa, esistono scelte politiche, no? Io l'ho detto tante volte, è una tecnica politica quella di chiamare tecnica una scelta politica, per darle, diciamo, una configurazione di oggettività, di neutralità e per sottrarla alla contesa e alla critica. Ma perché la politica si è degradata fino a questo punto? Fermi tutti, la domanda rimbalza nel sentire popolare quando ci dicono siete tutti uguali, e quando ci dicono siete tutti uguali siamo noi che abbiamo cominciato a perdere, perché il cuore della nostra politica è l'idea del cambiamento. Quando la gente ci percepisce come, diciamo, un'immagine omologata, ciò che muore non è tanto la nostra forza politica, di partito, di consenso, che è poco importante. Muore l'idea che la politica possa essere una leva effettiva per il cambiamento, muore l'idea della speranza nella politica, e la politica diventa una materia informe, e allora è meglio che ce ne torniamo a casa se non siamo in grado di bonificare e rigenerare la politica e renderla un principio di speranza. Dunque, arrivo alla cosa più importante. Perché è accaduto questo? Ecco, io penso per una ragione fondamentale. Perché la politica ha rinunciato a esercitare il proprio primato. Ha esercitato arroganza
è stata prepotente, feudale, modernamente feudale. Ma qual è il primato della politica? Ecco che torno a Lecce. Lecce è il bene comune. Se la politica non sa essere lo strumento che definisce la preminenza dell'interesse collettivo, la preminenza del bene comune, se la politica non è in grado di costruire una linea di demarcazione tra interessi pubblici e interessi privati e non è in grado di definire una gerarchia di valore per cui il compito della politica è onorare l'interesse generale chiedendo agli interessi parziali di accodarsi, se non fa questo, perché abita un mondo, la politica, nel quale molti poteri sono, diciamo, trasmigrati dai luoghi istituzionali, dai luoghi democratici, in luoghi opachi, che non vengono eletti da nessuno, ma che decidono di tutto, no? Noi che cosa sentiamo ogni giorno in TV? Questa cosa qui ce l'ha chiesta l'Europa. È diventata una minaccia la parola Europa, no? Ce l'ha chiesto l'Europa. E che cos'è l'Europa? L'Europa è la Merkel e Sarkozy, cioè è l'Europa di destra, è l'Europa dei banchieri, scusate, non voglio dirla demagogicamente, ma è un'Europa fortemente segnata dalla follia di governi che stanno decidendo, con l'alibi della crisi finanziaria, di uccidere il cuore stesso del progetto di unificazione del vecchio continente. L'Europa è il welfare, l'Europa è i diritti civili più i diritti sociali, se no non è niente, non è niente l'Europa che è questo. Vedete la Grecia? Oh, fateci vedere un po' di inchieste belle sulla Grecia di oggi, qualcuno ci spieghi perché dopo i salassi ripetuti, i licenziamenti di massa, l'impoverimento di tutto il mondo dei pensionati, la devastazione del pubblico impiego, la distruzione delle reti di protezione sociale, dopo tutto questo la Grecia vede triplicato il proprio debito pubblico. Com'è ovvio, io non sono un tecnico, grazie a Dio, e non sono un professore, ma non è difficile intuire che impoverendo i soggetti sociali fondamentali, impoverendo un pezzo di ceto medio, impoverendo drasticamente chi già era espulso da una condizione di benessere, questo significa ridurre drasticamente la platea dei consumi e quindi significa atrofizzare il meccanismo della circolazione del denaro e della circolazione della ricchezza. Come si può pensare? Lo dico io, che non capisco niente, lo dice Paul Krugman, che è un premio Nobel, che quando parla di quelli come il premier Monti, usa una certa, diciamo così, satirica verve, parlando del club dell'austerity, che è il club che sta distruggendo il progetto di Europa. Allora, sapete che cos'è per me la questione morale? Ecco, questo voglio dire. E perché la politica rischia di essere globalmente immorale? La questione morale non è soltanto il fatto di il precetto di non rubare. La questione morale e avere autonomia intellettuale nei confronti dei poteri forti. Non essere in ginocchio, non essere in genuflessi, esercitare un punto di vista, no? Anche in queste ore si può fare la domanda: quanti sono i miliardi di euro che la Banca Centrale Europea ha prestato alle banche italiane all'1% di interesse? E perché tutta questa massa di liquidità non è stata offerta alle piccole e medie imprese, alle famiglie? Perché? Ma è servita per le operazioni di ricapitalizzazione delle banche, è servita, diciamo così, come un ammortizzatore sociale per oligarchie. Sostanzialmente, noi siamo nelle condizioni di fare sacrifici per salvare le banche. Ecco, questa è tradotta in una formula comprensibile quello che sta accadendo
in Italia e in tanta parte d'Europa. E questa cosa qua, voi dite la moralità. Vedete, la cosa più immorale e più corruttiva è la generalizzazione della precarietà come destino di una generazione. Non c'è niente di più corrompente che privare un giovane dell'idea che il futuro è il luogo della speranza. Per i giovani il futuro non è più il luogo della speranza. E allora, compagni e compagne, amici, amiche, cara Loredana, la battaglia che dobbiamo fare a Lecce, in tutti i luoghi in cui si vota, è una battaglia per vincere due volte. È una battaglia per vincere contro noi stessi, contro la nostra pigrizia culturale. È una battaglia per rigenerare il centro-sinistra. Il centro-sinistra è una formula vuota se non è un patto con le giovani generazioni. Se non contiene il sentimento dell'indignazione nei confronti dell'ingiustizia e della diseguaglianza, il centro-sinistra rischia di essere soltanto una retorica se non morde alle radici della violenza che c'è nella nostra società, e la violenza è nell'esclusione di fasce crescenti di società dalla idea di benessere, dalla promozione del benessere e dei diritti. Ecco, questo io volevo dire, per questo la nostra battaglia è questa, perché che cosa è per me il centro-sinistra? Centro-sinistra, la foto di Vasco, no, il centro-sinistra per me sono stati 28 milioni di italiani che hanno detto no alla privatizzazione dell'acqua, no alla privatizzazione della giustizia, no alla privatizzazione del territorio. No. Pensateci un attimo. È stata la prima volta che abbiamo sconfitto imponenza popolare il berlusconismo, ma perché è stata la prima volta che il berlusconismo non lo abbiamo raccontato soltanto per le sue barzellette e per i suoi avvitamenti semantici, ma lo abbiamo raccontato per il suo contenuto profondo. Che cos'è il berlusconismo? Il berlusconismo è un'idea di devastazione di tutto ciò che è pubblico, a cominciare dalla politica, che non deve essere una proprietà pubblica, ma deve appartenere all'elite. Il berlusconismo è la privatizzazione onnivora di ogni spazio della società, appunto l'acqua è una merce, bisogna venderla e comprarla, appunto il territorio è una preda per le stagioni di caccia, oppure se ci fai una bella centrale atomica di quelle del nucleare sicuro che nel salottino di Bruno Vespa tutte le sere il premier di allora rappresentava, no? Questa idea, l'idea che dopo un terremoto invece di ricostruire una delle più belle città d'arte del mondo come l'Aquila fai partire la cricca con le new towns, ma quali new towns in un paese come l'Italia, no? Quello è il berlusconismo. Il berlusconismo è la frase che dice per assumere bisogna dare il potere di licenziare. Ah, l'ha detta Monti? Beh, è una frase berlusconiana, non fa niente la vita, perché l'ha detta. Il berlusconismo è questo. E il centro-sinistra non se la cava se si comporta soltanto come un fustigatore dei costumi privati del premier. Non se la cava se sale sulla cattedra del moralismo e invece non fa un ragionamento politico su come si preserva il bene comune, che in Italia significa, ecco, così lo diciamo a questo governo, un piano per la crescita sostenibile non può che essere un programma di rigenerazione delle periferie, di manutenzione del territorio urbano, del territorio extraurbano, di disinquinamento dei corsi d'acqua, di salvaguardia della montagna e della collina, di lotta contro l'erosione della costa. Cioè, stiamo parlando del bel paese che è tutto ferito, del bel paese nel quale un giorno di neve blocca la capitale, manda in tilt l'intero sistema, e due giorni di pioggia determinano la sommersione nel fango e nell'acqua di intere città. Un paese a rischio, un paese sull'orlo permanentemente di una crisi di nervi, è un paese che ha bisogno di cura, che ha bisogno di manutenzione, che non ha bisogno di piramidi per i moderni faraoni, ha bisogno di un piano straordinario
luoghi di rigenerazione urbana, perché nelle periferie è necessario portare la bioedilizia, l'efficientamento energetico e l'efficientamento idrico, il social housing, il diritto alla casa e poi gli asili nido e poi il verde, queste cose. Noi ne parliamo anche polemicamente con tutti i governi per un'esperienza che abbiamo fatto in questi anni. Vedete, è un'esperienza poco conosciuta, perché, che volete, la Puglia è oggetto di una censura. Chi di voi sa che la Puglia è al primo posto in Italia per la crescita dell'export? Chi di voi sa che siamo considerati l'unica regione capace di attrarre investimenti e di consolidare investimenti? Vedete, in Campania negli ultimi 3 anni è andata persa una parte rilevantissima di industria. Noi eravamo nelle stesse condizioni della Campania 3 anni fa, quando le grandi multinazionali venivano a trovarmi per salutarmi, per congedarsi dalla Puglia. Ci sarà una ragione per cui i grandi gruppi della meccanica, per esempio, non sono andati via e hanno cominciato invece, come fa Getrag, come fa Bosch, a smantellare le produzioni della Mitteleuropa per venire qui in Puglia a localizzare il cuore del loro business. Ci sarà una ragione. Abbiamo lottato tenacemente, non pensate, se voi andate sul sito del Ministero delle Finanze, c'è la graduatoria della pressione fiscale, parliamo della Puglia, no? Le tasse della Puglia sono state oggetto di polemiche contro di me in tutti i talk show d'Italia. Peccato che dice il sito del Ministero delle Finanze che la Puglia oggi presenta la più bassa pressione fiscale d'Italia. Significa che in una condizione di assoluta difficoltà, mettendo insieme le politiche giovanili, le politiche dei servizi sociali, beh, insomma, 104 asili costruiti soltanto negli ultimi anni, in una realtà che aveva un livello di infrastrutturazione socioassistenziale tra i più bassi d'Italia, il deserto. L'investimento che abbiamo fatto sui giovani, 161 laboratori urbani, la Puglia non ha neanche 300 comuni. In più della metà noi abbiamo trasformato, voi lo sapete, molti che vengono dai paesi lo sanno, grandi immobili in condizioni di degrado, in luoghi attrezzati, per esempio,